Pensando a una visita al vulcano Scrotopaxi, sono riuscito a fare questo orrore e qua sembra veramente solido. Ovviamente ho aperto tutti i rubinetti, adesso scendo giù ad aprire l'acqua e constateremo l'ennesimo disastro di perdite. Adesso perderà da qui, da qui e da qui e da qui e da qui. Perderà tutto, io lo so. Attenzione, attenzione. Forse ci sono riuscito. Attenzione. Non ho perdite. Non ho perdite. Adesso io me ne vado. Me ne vado via, lascio tutto così. Me ne andrò. Io me ne andrò via alla ricerca del cibo. Comunque ha funzionato. Vaffanculo e vaffanculo. Adesso serve solo del cibo. E qua è tutto asciutto. È tutto asciutto. Vittoria, socialismo lui. Vittoria, socialismo lui in idraulica, non in agricoltura, in idraulica. E per festeggiare, dato che mi rompe il cazzo cucinare e sono distrutto, in questa splendida cucina. Un bel pranzetto con un piatto di pasta al forno, proveniente dall'Osteria del Gallo, che ogni domenica prepara ciò. E ogni tanto bisogna approfittare. Perfetto, cucina perfettamente apparecchiata. Ottimo. Io questa mattina non dovevo giuntare tubi e sfondarmi il culo sistemando l'impianto idrico metti a fuoco, porco d***o. Io non dovevo fare questo, io dovevo mettere le mani sulla lavastoviglie, perché la lavastoviglie non parte, o meglio, parte ma poi si intruppa in modo anale. E io dovevo risolvere questo problema, dovevo smontare lei, non i cazzo di tubi, porco d***o, che comunque non stanno perdendo. È sempre tutto bello asciutto. Fantastico, fantastico. Qui ho conseguito la vittoria sfondando muri. Prima o poi dovrò sistemare questo inferno, perché è un macello. E dovrò fare l'impianto come si deve, ma in realtà qua va rifatta tutta la cucina. Ma me ne sbatto. Vediamo se si riesce a fare qualcosa per questa AEG. Porco d***! Ma asbesto, non capisci un cazzo, asbesto, le Torx sono migliori, eh? Le Torx hanno più coppia, eh? Le Torx. Ecco qua le Torx, porco d***a. Le vostre Torx di merda che non funzionano, cane, le Torx di merda. Niente da fare, è al di là delle mie capacità, è proprio al di là. Troppa fatica, ho dato un'occhiata a qualche cosa, ho pulito un po'. Ho sistemato alcuni falsi contatti, forse. Mo' l'ho rimessa a posto e sono sicuro che adesso perderà. Perderà acqua appena la collegherò. E lo so già, uscirà acqua da dietro e dovrò buttare questa merda e comprarne un'altra. E non c'ho i soldi e quindi vaffanculo, laverò le cose a mano, nel lavandino come si faceva una volta. Vaffanculo. Avviene lo scarico dell'acqua, come potete osservare. Però prima non andava oltre. Ora vediamo che cazzo succede. Anzi, adesso la fermo. Ci metto dentro inutilmente questo porco coso. E lei riparte. Lei riparte ma sta lì ferma. Tra l'altro devo vedere se questo è o non è sbloccato, va bene. È sbloccato.
Fanculo. Ora io faccio così e resetto. E non si resetta. Porco c***o. Perché non si resetta? Stoppa di c***ane. Ecco. Oh, resettata. Adesso gli rilancio il programma. Adesso l'ho fermata, no? Ecco. E adesso vai, lava, porco d***o, lava. E lei parte e fa questo cazzo di svuotamento che ha già fatto e quindi dovrebbe smettere. Che qualcosa dovrebbe dirgli di smettere a questa porco di lavatrice, che poi è una lavastoviglie, la lavatrice è questa puttana. Ma non c'è un cazzo da fare, niente, io rinuncerò, non la userò più e la butterò via, perché non c'è un cazzo da fare. Io è troppo faticoso per me. Sono oggetti troppo pesanti, troppo incasinati, troppo pieni di ruggine, troppo pieni di merda. Tocchi una cosa, se ne rompe un'altra. Ho perso una giornata solamente perché quel cazzo di tubo perdeva e poi è scoppiato. Tutto perché dovevo mettere le mani su sta merda. Ma vaffanculo, la compro nuova quando posso. E se non posso comprarla, non me la compro e vaffanculo. Oh, e che cazzo. Niente, vedi, non va. È bloccata. Forse prendendola a calci, forse. No, neanche prendendola a calci, purtroppo. Il metodo Stravinsky non ha funzionato. Io adesso provo a fare questa cosa. Ho scritto su PLC Forum e mi hanno risposto così. Avevo rinunciato, ma è difficile per me rinunciare. Io di presostato ne vedo uno solo, ne vedo un solo tubicino. Quindi cosa farò? Cercherò di smontarlo, così, e di soffiarci dentro. Ed è libero, è perfettamente libero. Quindi adesso vedrò qualcos'altro. Niente da fare, lì c'è un solo pressostato, non due. C'è un solo tubicino e non due, quindi non ho idea, non ho proprio idea. Ho provato il pressostato e funziona. Soffiandoci dentro, questi due contatti si chiudono. Ho provato con il tester, quindi lui è a posto. Ora, ho letto sul manuale, mi hanno anche confermato questo sul forum, PLC Forum, fantastico forum, che ci potrebbe essere un sensore di allagamento che si è attivato. E mi hanno consigliato di smontare il pannellino sotto il frontale e vedere se c'è acqua. Ora io qui non vedo acqua, nonostante il macello che è successo qua. Però verificherò lo stesso se c'è questo contatto. Intanto però ripristino il pressostato, perché, ripeto, funziona. Ho delicatamente smontato il frontale per accedere alla scheda elettronica, maledetta elettronica. E quindi ho fatto un lavoro di delicatezza, come potete vedere, per arrivare alla scheda elettronica. L'ho dovuta aprire molto delicatamente, come potete ben vedere. Quindi ora l'unica cosa che... l'unica cosa che mi resta da controllare con molta delicatezza è la parte elettronica, perché non penso che ci siano altri problemi. Ecco la scheda elettronica è in perfette condizioni. Cioè, la scheda è perfetta, esteticamente non ha proprio nulla, né una goccia di ossido, né niente, è proprio perfetta, intonsa, non ha segni di riscaldamento da nessuna parte, le saldature sono semplicemente perfette.
Cioè, come costruzione devo dire che è ottima. Electrolux Zanussi. Ah, ecco. Ecco chi è il costruttore. Niente, potrei blamare il condensatore di avvio del motore. Mi dicono dal solito forum, mi consigliano giustamente di provare ad alimentare il motore, vedere se parte o non è bloccato, ma il problema è che non lo so fare, perché al motore arrivano 1 miliardo di fili. Quindi ora comunque salirò e ragionerò con il mio field tester, che non è quella qualità eccellente industriale, ma è quello un po' più migliore, quello serio, oggetto di un mio precedente video. E niente, salgo su e vedo di fare qualche prova, perché non c'è molto altro da fare se non bestemmiare. Salgo a bestemmiare. Dov'è il maledetto moscone che sta girando? Dov'è? Muori, 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 maledetto, muori, muori. Ecco fatto. Ora dobbiamo risolvere questa leggera deformazione nella struttura di ferro. Perfettamente raddrizzato. Ah, adesso sì che ragioniamo. Adesso dobbiamo ricollegare questi fili a qua. E quindi devo guardare sul telefono la foto. Porca la foto che ho fatto a tutte le connessioni. Ed ecco la foto. Allora, guardando il coso così, io gliel'ho messo così. Dunque, il primo sono questi due di colore sterco volante e questi vanno così. Poi questi due color viola fece, un doppio connettore viola fece e l'altro è colore culo rotto. E questi si mettono qua, colore culo rotto, qui così. Poi c'è questo connettore largo con i neri, bianco, blu e giallo e questo va qui. Poi cosa abbiamo? Due blu larghi come il culo largo. Chiappe larghe qui, poi rosso chiappe larghe qui, perfetto. Rosso chiappe strette qui, con questi due liberi, va bene. Poi quattro culi rotti qua, quattro culi sfondati laterali qua di lato. Ecco, abbiamo ricollegato la nostra centralina. Ora andrebbe messa qua. Io non so se qui dargli una pulita, perché è effettivamente uno schifo. Ma ho improvvisamente deciso che me ne sbatto. Me ne sbatto il cazzo e me ne sbatto le palle colossali. L'unica cosa che non trovo è da dove viene un pezzo di plastica che ho già perso. Ah, eccolo qua. Questo dov'era? Mi fa in culo. Intanto questo glielo rimetto qua. Se non mi sbaglio, si ficca. Ecco, si ficca che non è entrato manco per il cazzo scoppolato. Porco. Ecco, ora sì che è entrato. Ora è a posto. Ma questo non so da dove viene. Questo è il comando di apertura che dovrebbe andare così. Sì. Va bene, glielo faremo andare. Questo non sappiamo cos'è. Non sappiamo cos'è. Me ne sbatto il cazzo, ecco, me ne sbatto il cazzo. Ora. Vediamo un po'. Questo coperchio da cui partono pezzi. Cascano dei pezzi. Non so. Lui lo possiamo avvitare con due viti. Ora, chissà quali erano le viti. Erano queste fottute, stramaledette Torx di merda. Fanculo.
Devo usare il cazzo Torx. Questo ovviamente non entra. Perché? Perché c***o bastardo. Ok. Ma lui è entrato. Lui si chiude. Bene. Io posso ancora raddrizzare questo con questa pinza. E adesso gli attacco questo al volo. Per questo hanno usato stranamente delle viti a croce. Non si capisce perché devono usare da una parte le Torx del cazzo e dall'altra le viti a croce. Mancanza totale di criterio. Qua non c'è più la vite. Questo si chiude bene e si apre bene. Qua devo necessariamente avvitare e sperare che tutto vada per il verso giusto. Questa la mettiamo qua. Mi manca ovviamente una vite. E abbiamo richiuso. Non che chiuda proprio bene, ma insomma. Attenzione, sta caricando acqua. E ora io la fermo. E ora io ci metto questo, perché non mi frega. Infatti c'è l'acqua. C'è l'acqua. E carica l'acqua. E devo mettere tutto. Adesso. Devo mettere tutto. Il filtro. Ora io questa lavastoviglie la curerò con il cura lavastoviglie. Vai, ricomincia. Carica l'acqua, bastarda. Sì. Cosa ho fatto in tutto questo? L'ho rimontata. Ho rimontato la lavatrice a parte i pannelli. L'ho accesa, ho fatto partire, ha svuotato, non caricava l'acqua. Ho preso a calci il motore. Ho preso a calci questo motore. E ora guardate la gioia. La gioia dell'acqua. Adesso bisogna vedere se perde. Se in tutto questo non ho fatto del danno. Ma io sento che la lavatrice sta andando. Io godo. Getterò del catarame sul terrazzo per festeggiare. Il gusto della vittoria. La vittoria va festeggiata. E io la festeggio gettando il catrame sul terrazzo. A pezzi, così. Così il sole lo squaglierà. E io avrò del catarame sul terrazzo, che è una cosa bella da avere. Io contemplo la vittoria. È già un quarto d'ora che va col programma di lavaggio e sono contento, perché questo vuol dire bello questo materiale. Però mi piace molto, fatto di fibre riciclate, mi ha sempre affascinato. Insomma, dicevo, sono soldi risparmiati sicuramente, è una rottura di cazzo in meno. Adesso la tratterò bene questa lavastoviglie. Ho irrorato di WD-40 la zona motore, così a caso, e vediamo. E aspetto che scarichi e continui, perché a questo punto devo vedere come fa. È tutto a posto, non ci sono perdite. Io avevo smontato anche questa cosa che è l'addolcitore. A me mi addolcisce solamente le palle questo coso. Via, oh. Sta funzionando. E quindi festeggiamo bevendo succo di frutta, lanciando frammenti di catrame sul terrazzo. Vedete, qua c'è del catrame, lo lanciamo sul terrazzo, così, perché devono restare le macchie di catrame a memento di questo evento, come memento di questo tragico evento. Dopodiché mi passerà un po' di tempo magari a pulirla un attimino, perché è veramente lurida, è ferma da anni, usata pochissimo. Ecco, si è fermata, attenzione, sta facendo cose. Fa cose, spruzza e sta ferma, frussa e sta ferma.
Quindi il programma sta andando avanti. Beviamo, beviamo insieme del succo di frutta. Il succo di frutta alla pera è finito. Questa è una cosa meravigliosa. Io sono estremamente felice, perché la parte esterna di questa lavastoviglie è veramente indegna della vita, ma le parti interne sono perfette, non c'è polvere, non c'è schifo, se non quello che ho creato io lì. Mi sono anche tagliato un dito con la lamiera, però questa macchina è perfetta. E vedo che già qualcuno ha effettuato un intervento con del filo di ferro, quindi questa macchina è già stata toccata da qualche tecnico, è già stata riparata. Ma va bene così, sono riuscito a smontare tutte le viti, le paratie. Ho procurato anche alcune viti non torte. E io adesso ho una missione, per il futuro. Prendere una quantità inumana di viti autofilettanti per il ferro, le cosiddette self-tapping screw, e farne una scorta inumana, in modo da cambiare, quando mi capita, qualsiasi Torx di queste con una vite con la testa a croce. Perché? Perché sono migliori, perché non c'è niente da fare, sono migliori, tutti hanno un cacciavite a croce in casa. Se potessi le cambierei con queste, no, con queste, a taglio. È ancora meglio, perché non hai il cacciavite, prendi un coltello e smonti. Ma la gente che cazzo ne capisce? La gente vuole le Torx, ah, perché le Torx alla coppia sono migliori. Infatti si è visto come si spannano a merda le Torx. Ah, va bene. Detto questo, adesso io starò qua, seduto su questa sedia, a contemplare il programma di questa lavastoviglie che funziona. Starò lì e contemplerò. Il catrame. Il catrame. C'è del catrame. Catrame sul terrazzo, simbolo di vittoria.
Ecco il simbolo della vittoria, lo scarico. E io ho messo un contenitore apposta per bere quell'acqua. Va bevuta. Acqua santa. Acqua santissima. Ecco, ha scaricato. E adesso in teoria dovrebbe proseguire a fare un altro carico. Speriamo. Sta scaricando ancora, ok. Speriamo che sia giusto. Che faccia due scaricamenti. E ora dovrebbe partire questo motore maledetto, a meno che non voglia ancora dei calci. Sarebbe spiacevole, sarebbe una situazione spiacevole. Sarebbe una situazione molto fastidiosa. Vediamo. È partito. Sta caricando. Ma forse non è il motore, forse è una valvola. Il motore che cazzo c'entra? Il motore fa girare le balle, quindi il motore gira. Comunque sta caricando, è ufficiale, funziona. Ah, io sono felice, adesso berrò un sorso di questa meravigliosa acqua putrida. Ovviamente sto scherzando, queste cose non si fanno. Infatti la getterò via. Spero di aver curato la lavastoviglie con questo cura lavastoviglie che sto facendo girare. È una cosa che bisognerebbe fare ogni tanto. E qua è ripartito il ciclo di pulizia, guardate che meraviglia. L'acqua scorre, che è una bellezza. Bene, detto questo, interrompo qui questo video che è durato già tanto e che già mi ha rotto il cazzo, nonché tutte le palle possibili e immaginabili. Sono riuscito nell'intento, ho ottenuto una discreta vittoria e la lavatrice funziona. Ora ovviamente la richiuderò e non funzionerà mai più, ma questo lo sappiamo. Se vi è piaciuto il video lasciate un like, oppure no, fate come volete. Se volete diventare membri, però qua meraviglioso, sta scaricando a non finire. Guardate che bello. Fantastico. Vittoria, socialismo lui. E questo è un grosso risparmio anche a livelli di RAE, perché buttare una cosa del genere, ho risparmiato 300 euro come minimo, perché queste macchine costano 280-300 le più economiche. Ah, bene, basta così. Grazie, arrivederci. Sta caricando. Vedete, essa carica. Almeno spero, sta facendo un rumore che non ho mai sentito. Però, immagino che sia giusto. Voglio sperare che sia giusto. Ora, dopo svariati calci e pugni, mi sono accorto che il pannello di controllo mi dà un codice d'errore, che è questo. Quindi il programma flasha e il LED di fine sequenza mi dà solo un lampeggio a intervalli di 3 secondi. E questo è il problema. E queste sono le soluzioni. Quindi ora io andrò su e controllerò queste cose. Ho già pulito i filtri nel compartimento di lavaggio, ma adesso verifichiamo l'ingresso acqua, perché può essere quello intasato. Allora, salta fuori che questa merda non ha un tubo normale per il caricamento dell'acqua, ha un tubo con all'interno un cavo elettrico che va ad elettrocomandare un relè che sta qui. È una cosa pazzesca, il tubo con il relè all'interno, ma che merda mi rappresenta? E probabilmente è lui che non si apre e non fa caricare e non parte il caricamento dell'acqua. E quindi adesso io me lo porto, lo provo. E c'è da capire se il caricamento non avviene da lì, ma ne dubito a questo punto, perché la cosa che può fallire è questo relè di merda. Pazzesco, pazzesco veramente.